Senti, bisogna incrementare la tutela sociale e giuridica verso i bambini. Sì, perché noi abbiamo una legislatura, abbiamo delle leggi che sembrano, alcune ultimamente sono state fatte per esempio contro il turismo sessuale, per il fatto che contro la pedopornografia, quindi il nostro è un paese che all'apparenza ha delle leggi anche a tutela dei bambini, rispetta per esempio la Convenzione ONU dei diritti dei bambini, quindi considera che il bambino è persona e portatore di diritti. Però, ahimè, tutto questo si scontra con un iter legislativo lungo, qualcosa, cioè sono lunghezze infinite. Ma come fa un bambino o una persona che già ha subito un abuso, una violenza, a tollerare anni e anni di processo, non solo, di indagini che vengono rivolte nella modalità che segue? Io vengo e denuncio di essere stata abusata, violata, che mio figlio ha avuto un problema, eccetera. Tu fai un'indagine terribile, come se io fossi. E dall'altra parte il pedofilo in questione, la persona che ha fatto l'abuso, non viene alla stessa maniera, non so, monitorato, non gli fanno delle indagini, non fanno dei test, no, soltanto il bambino o la persona che denuncia, sì. Noi abbiamo addirittura il paradosso, e qui lo voglio dire, denunciare, una cosa gravissima. Voi sapete che non si possono, questi bambini, in attesa che rendano una testimonianza attendibile, non vengono curati. Quindi fate conto di aver avuto un incidente stradale in cui voi siete feriti gravissimamente, e fate conto che in attesa che voi raccontiate tutti i particolari di questo incidente stradale, per vedere se veramente è stato un incidente stradale, in attesa, un'attesa che può durare 7, 8, 10 anni, come abbiamo detto, voi non avete alcun soccorso, e anzi ogni tanto qualcuno vi gira il coltello nella piaga e vi domanda, sì sì, volentieri, vi gira il coltello nella piaga e vi dice, fa male? Fa male? Fa male? Allora, è vero che, scusate, perché questo va detto, non solo, e vorrei aggiungere, denunciando ulteriormente, che tutto questo avviene sulla pelle di bambini che devono rispettare i tempi di una giustizia che non è a misura dei bambini, ma è adultocentrica. Non è che si tiene conto che un bambino ha una ferita, è stato abusato, va subito soccorso, bisogna fare una terapia del gioco per lui, bisogna soccorrere la famiglia se non è avvenuto in famiglia. Se è avvenuto in famiglia bisogna lavorare sull'abusatore anche, perché magari quello è il padre, magari quello è lo zio. Magari quella orribile cosa a dirsi può essere una figura di riferimento femminile, cosa ancora di una gravità estrema. Allora, chiudo. Quando noi, come Fondazione Movimento Bambino, parliamo della tutela giuridica dei bambini, diciamo che al di là delle leggi da fare, vanno non solo fatte delle leggi a tutela dei bambini, ma vanno rispettati anche i tempi dei bambini, e i bambini vanno nello specifico difesi e tutelati quando inizia un iter di un processo di questo genere. Non perseguitati con l'attesa che gli fanno fare gli adulti, o considerati se attendibili o meno come Rignano Flaminio. Un bambino è sempre, scusate, attendibile. Allora, dirò una cosa che Romano mi permetterà di dire. Scusate, io lavoro con i bambini da 30 anni. Tutte le volte che un bambino che mi vede una prima volta, un bambino che può avere 3 anni e mezzo, 4 o 5, fa un gioco terapeutico nella sala dove giochiamo, ritorna dopo 15 giorni, a volte dopo un mese. Entra nella stanza e mi chiede lo stesso giocattolo e riprendere il gioco da dove ha lasciato. Vi sembra che i bambini dimentichino? Ecco.